È Natale, non badare, spazzacamino, ogni bimbo un focolare, un balocco vicino. Io mi accosto per giocare, quando un bambino mi dà un urto, non toccare, va a spazzare il camino. Tu mi scacci, lo so, perché il volto più bianco non ho, ma ogni spazzacamino tiene un cuor come ogni altro bambino. Se possiedi un tesor di un lettuccio più soffice e lieve, io mi sento un signore quando dormo su un letto di neve, ed è questo il destino di noi poveri spazzacamini. Stop. Tu devi pensare solo alle cose positive della vita tua. Quello In che senso? che hai avuto, la tua vita, hai avuto 6 figli. Sì, questo è vero, no? Questo ci ho pensato tante volte che ho avuto 6 figli e senza supporti non avevo, diciamo, il papà sempre in giro, sempre così, e questo lo ammetto. E ti sei battuta come una leonessa. Sì o no? Come? Ti sei battuta come una leonessa, dico. Perché tra la nonna, il papà, C'era la nonna pure. Io ti ringrazio di questo che mi stai dicendo e mi stai incoraggiando. sono contento. Ecco, perché non ho nessuno che mi incoraggia, che mi... vedi, tu, mio figlio, invece... È centrato bene perché questo incoraggiamento mi fa tanto bene, ecco. E noi siamo sempre più tranquilli se ti vediamo tranquilla. Ah, lo capisco questo, specialmente a distanza è così. Ah, invece qua, secondo me, anche in questi giorni ti sei ripresa molto. Mi hai trovato ripresa? In questi giorni ti sei ripresa molto di come eri E certo, perché in con compagnia. voi tutti attorno, è un'altra cosa, uno tra l'altro avere i figli vicini così, certo, sono una cosa molto positiva. Io ti ringrazio di questo che mi stai dicendo perché mi incoraggio così, nel senso che se no ho sempre niente attorno. Strane cose e basta. No, tutti che cercano di darti una mano. Come? A quest'età non è che c'è niente di male a dire, ho bisogno No, ma dell'aiuto. Tu difatti io lo... quanto hai aiutato i figli? Quanto l'hai aiutati a crescere? Sì, ma ora dico, no, le accetto tutte queste E cose, ora quello che gli aiuti tu li hai dato ti accetti. deve essere restituito. Tutto, accetto l'aiuto, sì, in tutti i sensi, perché capisco che sono ad un certo livello inferiore. Centro inferiore, ma il livello non è inferiore, è un livello dell'età che c'hai, anzi, Tu mi tiri su, meglio di tanti, ma c'è gente più giovane di te che sono fermi magari su una sedia che non si possono muovere, che tu sei autonoma, sali, scendi le scale. No, no, per questo un minimo lo riesco a fare E ancora. quindi è importante. Io ti ringrazio di questo incoraggiamento che mi aiuta tanto. Ecco, queste parole che mi hai detto tu mi aiutano tanto. Ora devi ricaricare le Perché non ho energie. nessuno che diciamo, mi è vicino familiarmente e che... Certo, queste parole che tu mi hai detto mi incoraggiano. Perché Mario fa quello che può, con il lavoro, Certo, non è che può fare di più. certo.
tra il lavoro. Come fuori per giorno. Quindi cerca di starti vicino. Noi purtroppo stiamo lontani, però col cuore sempre vicini siamo, che ti Sì, sentiamo. lo so, questo vi ringrazio. Vi ringrazio sempre. Tu non devi ringraziare, ma ti è dovuto questo. Questo ti è dovuto perché tu sei stata la nostra madre. Non è che sei stata un'estranea. Quella che Grazie. ci ha cresciuto, che ci ha insegnato, che ci ha portato, che ci ha fatto tutte le cose che doveva fare. Sei sacrificata per noi e mo devi ringraziare per che Ti cosa? ringrazio di queste parole che dici, che insomma mi aiutano un poco perché che vuoi. La mattina quando ti alzi e dici, è stata una vita impegnativa. E È adesso stata cosa? una vita impegnativa. E Ah. quindi è normale che avendo una vita impegnativa ora mancano le energie. Ecco, Però bravo, tutto bravo. sommato. No, sei bravo perché mi hai un poco incoraggiato, ecco, perché ancora proprio il sole non ci E sono. appunto. E questo è già tanto. Nel senso che riesco ancora a tenere un certo, forse vorrei di più di quello che mi tocca, ecco, questo. Ma ci sono dei limiti che sono umani, ma sono dei Sì, limiti umani. questo dico infatti, che ci sono dei limiti e io tante volte vorrei. Tu calcola, il Papa ora a ottobre fa 20 anni che è morto. Chi? Il Papa, 20 anni. 20 anni, sono passati 20 20 anni. anni. A ottobre fa 20 anni che è morto. Eppure lui, Non me lo sono fatto non è che ha mai. avuto una vita, non una impegnativa, una vita così, però lui è. 20 anni che papà sarà nato. Mamma mia. 20 anni. Quindi anche questa solitudine un po' ti è costata, è Come normale, anche? no? Questa solitudine, che il papà non c'era più, è un po' ti è costata. Ah, certo. Perché bene o male lui ti aiutava, insomma era sempre. E come lui? Che diceva? Aiutava, Come? Ah, ma che vediamo un poco. raccoglieva Come? Cosa? Come mi aiutava? Dimmi, i pinoli. dimmi. Si metteva a giorni, faceva i muretti a secco. Come? Faceva i muretti a secco con le pietre. E tu sempre a vacillare. Ecco, tutto questo che mi stai dicendo mi sta incoraggiando. Sono contento, però ci devi pensare tutti i giorni, non è che te lo dici ora e poi te lo dimentichi e poi domani stessa cosa, tutti i giorni. No, mi stai incoraggiando perché quando si resta così solo e poi si pensa che sia inutile, che la tua presenza non serve a niente, che tante cose vengono in mente. Scusa, ma nell'arco di una vita, no, mettiamo un arco di una vita di 100 anni, no? Se uno per 80 anni è stato sempre utile, sempre stato impegnato, ha aiutato sempre gli altri, anche se l'ultimo periodo uno è meno. Incoraggiato. Certo, Benissimo al mare. dovrei ragionare come mi stai dicendo tu. Invece Invece, come? no, dico, stai aiutando con questa, mi dai un poco di forza e coraggio. No, sempre, però diciamo sempre di più. Invece quando vado là al mare,
là in fondo. Vado. Invece mare e monti, ti piace questo mare e monti? Mare e monti, già. Che veramente è una cosa un po' eccezionale. Avevo questo monte qua. Quindi hai fatto bene a venire in campagna, giusto? Cioè, ma io ci vengo sempre volentieri. Dalla città preferisco sempre qua, quando però da sola non ci vengo. Devo avere qualcuno magari a fianco. Non posso fare la solitaria qua. Hai sentito i giochi di fuoco? Sì, mi sono affacciata. Perché ero ancora... Lo facciamo ogni tanto. Ma non sono stati granché, vero? No, belli sono stati. Sì? No, sono durati mezz'ora. Sono durati? Mezz'ora, se lo so. Oh, a me non è sembrato perché mi sono messo alla finestra e c'era qua con te, con voi, tutto l'insieme, ma altri che però, altri di qua che... E volevo dire a Luciano che è fotografo e c'era la signora Pitonzo. Ci doveva essere? La signora Pitonzo. Che ci doveva essere, ma... Come che ci doveva essere? Nessuno? No. Il bambino dormiva, che era tardi, erano 12 e mezza, ma... No, appena il bambino, ma dico di adulti, nessuno oh. C'era. Io e Mario. Ah, io, mamma e te tu. Ti devi fare un poster di questo panorama qua, e te lo metti a Palermo. Come devo fare un? Un poster, no? Di questo panorama. E te lo metti in stanza a Palermo, così te lo ricordi quando. Ecco. Eh? Non è facile fare la montagna. Che gli devo dire quando viene qualche volta? No, ti deve fare un bel poster di questo panorama. Veramente è bello, a prescindere. Ora chi deve arrivare stamattina? A Fimera deve arrivare. E chi? Chi deve arrivare? Vediamo, sforza, facciamo questo concorso a premi. Chi deve arrivare? Ti ricordi? Nescio. Ah, Nescio, chi è Nescio? Non lo conosco questo signore. Tu che vieni dal liceo classico devi conoscere. Vabbè. Allora, dimmi, dimmi. Dimmi, dimmi, chi deve arrivare? No, dimmelo tu. È arrivato, senti la macchina. Chi deve arrivare?